Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Benvenuto a chi ci sta seguendo da casa, grazie alla diretta trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Marsala e sul canale YouTube del Comune di Marsala. Oggi siamo insieme per la presentazione delle meraviglie di Marsala. Sono dei video emozionali da divulgare sui canali social istituzionali per promuovere le bellezze turistiche, artistiche e culturali della città lillibetana. Un progetto culturale ideato da Filippo Peralta, che è il presidente dell'Associazione Culturale Ciuri, e da Gino De Vita, presidente dell'Associazione Marsala Professione Musica, con la regia di Luana Rondinelli. Sono dei racconti multimediali dedicati al patrimonio culturale della città, in cui sono stati coinvolti attori e musicisti marsalesi. L'iniziativa è patrocinata dall'amministrazione comunale e oggi la presentiamo condividendola proprio con la città, con quanti vorranno seguirci, lo ripeto, in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Io adesso saluto e ringrazio i protagonisti di questo pomeriggio insieme, di questo webinar, e poi entriamo nel vivo della presentazione. Intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi al sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Ci saranno gli assessori Antonella Coppola e Oreste Alagna alla cultura e al turismo, il presidente del Consiglio Comunale di Marsala, Enzo Sturiano, e ancora Lele Pugliese, che è il presidente della Commissione Turismo Cultura del Consiglio Comunale di Marsala. Due esponenti della giunta Young sono Laura Doro, responsabile turismo, e Andrea Russo, responsabile cultura, e con loro naturalmente i promotori di questo progetto Gino De Vita, Filippo Peralta e Luana Rondinelli. Io direi di iniziare e inizieremo con la proiezione del primo video. Oggi ne vedremo due in totale dei 12, gli altri saranno lanciati successivamente secondo un piano di comunicazione dell'amministrazione che li divulgherà periodicamente. Quindi direi di vedere tutti insieme subito il primo video. Ecco, abbiamo visto insieme il primo video dei 12 in totale, che ripeto, l'amministrazione poi lancerà per la promozione della città periodicamente. Questo pomeriggio ne vedremo insieme due. Mi fa piacere ricordare che le riprese e il montaggio sono state curate da Fabio Sammartano e da Stefano Parinello. Ma adesso entriamo proprio nel vivo dell'illustrazione di questo progetto. Io do la parola al presidente dell'Associazione Marsala Professione Musica, il maestro Gino De Vita. Ciao, La piena. buonasera a tutti, buonasera, bentrovati e grazie per questa ulteriore opportunità di poter presentare finalmente oggi ufficialmente, dopo le vicissitudini dettate ovviamente non
da motivi personali o dallo staff, ma il Covid ci ha remato contro in questo periodo, ma finalmente siamo riusciti a finire questo bel lavoro che ha visto coinvolto un po' una buona parte di musicisti e artisti marsalesi, in cui l'associazione ha messo, come dire, su questa operazione filantropica, grazie ovviamente al comune, all'amministrazione che ha mostrato una grande sensibilità, devo dire, che quasi quasi non ha precedenti. In un periodo buio dove non si muoveva nulla, aver sposato questa idea e sopportato questo progetto ha dato veramente segno di grande sensibilità. E niente, semplicemente un grazie a tutti i partecipanti, non solo gli artisti, ma anche chi c'è stato dietro, lo staff tecnico, sono state un sacco di persone coinvolte professionalmente e lavorativamente. Grazie a tutti. Grazie al maestro Gino De Vita. Adesso chiamiamo in causa l'altro ideatore di questo progetto, è Filippo Peralta, il presidente dell'Associazione Culturale Ciuri, che ci dirà la sua in merito appunto a questa iniziativa. Buonasera e benvenuto. Buonasera Iana e buonasera a tutti i relatori di questo pomeriggio. Grazie per l'opportunità che ci avete dato di poter presentare questo progetto. È stato un bellissimo progetto. Quando abbiamo parlato insieme con Gino, quale mi onoro di collaborare da tempo anche in tanti altri progetti, naturalmente il Covid, lo stare chiusi a casa, ha fatto sì che chi vive di creatività ha voluto giustamente trovare spazio per poter fare qualcosa, stare chiusi a casa senza poter portare avanti i nostri eventi, i nostri spettacoli, è stata veramente, veramente dura. E allora abbiamo pensato di creare questo progetto, ma nello stesso tempo di lasciare qualcosa alla città. Quindi abbiamo voluto coinvolgere soprattutto i professionisti, chi vive di musica, chi vive di arte, grazie al coinvolgimento di Luana Rondinelli, che ha curato benissimo la regia e ha curato anche il rapporto con gli attori che sono stati coinvolti nel progetto, siamo riusciti a realizzarlo. Io volevo ringraziare anche l'ufficio cultura del comune di Marsala, che si è messo a disposizione, perché per poter fare tutte le riprese c'è stato un coordinamento particolare, perché poi nei video si vedranno, abbiamo voluto girare queste scene nei siti della cultura della città di Marsala, e quindi alla fine, in base il progetto prevedeva, mi piace sottolinearlo questo, il progetto prevedeva 8 racconti multimediali, ma noi in realtà ne abbiamo fatto 12 perché, diciamo, c'è stato l'entusiasmo, abbiamo voluto coinvolgere qualche professionista in più, e quindi, diciamo, abbiamo chiesto un sacrificio ai nostri Fausto San Mattano e Stefano Parrenello, che hanno curato le riprese e il montaggio, e abbiamo realizzato, appunto, confezionato questi 12 video, e adesso sono a disposizione dell'amministrazione comunale, e che speriamo siano un buon viatico di promozione del nostro territorio. Bene. Grazie mille anche a Filippo Peralta. Adesso abbiamo la regista di questi lavori, Luana Rondinelli, attrice e regista di fama nazionale e anche oltre, che chiamerei subito in causa per raccontarci il lavoro, come si è svolto. Luana, buonasera e benvenuta. Ciao Iana, buonasera. Luana, mi sentite? Sì? Benvenuta. Sì, ti sentiamo. Benvenuta. Sì, ti sentiamo. Perfetto, sì. Grazie. Bene, finalmente siamo qui a presentare Meraviglie di Marsala. Io sono molto emozionata, sono molto molto contenta. L'importanza di questo progetto è quello di aver acceso una luce sulla bellezza del nostro territorio. Il valore aggiunto poi dell'idea di Filippo Peralta e di Vista è quello di unire in una perfetta sinergia artistica, musicisti, cantanti, attori, in un periodo particolarmente delicato per il nostro settore. Abbiamo voluto valorizzare questo progetto, valorizzare i nostri artisti. Il nostro obiettivo è quello di far parlare Marsala attraverso le immagini dei suoi luoghi più belli, attraverso i suoi talenti.
E a questo proposito volevo ringraziare tutti gli artisti che si sono messi a disposizione e con grande, grande professionalità hanno arricchito ulteriormente questo progetto culturale che spero possa arrivare a tantissime persone che possano poi venire qui a Marsala e godere delle meraviglie di questa città. Grazie, grazie Luana per il tuo contributo, per il lavoro che hai fatto assieme all'Associazione Ciuria, all'Associazione Marsala Professione Musica. E adesso diamo spazio alla parte istituzionale che ha sostenuto questo progetto e quindi io do il benvenuto al Sindaco Massimo Grillo. Buonasera. Buonasera a tutti voi, un saluto a chi ci sta seguendo. Non so se la mia connessione è fra le migliori in questo momento, spero che arrivi bene l'immagine e la voce. Comunque, semplicemente per un messaggio di compiacimento, di apprezzamento per il lavoro che è stato fatto, oltre che da Gino De Vita, da Filippo Peralta, da Luana Rondinelli e da tutti gli artisti. Noi abbiamo voluto semplicemente dare un'attenzione in un momento davvero particolare ad un comparto che solitamente viene trascurato in questo tempo di Covid, è stato fra quelli più penalizzati. Allora, musicisti, artisti, meritavano l'attenzione da parte dell'amministrazione e ci hanno fornito un patrimonio davvero importante. Avete modo di vedere questo format, questi video che certamente potremo fare della città di Marsala. Io credo veramente, come è stato detto poc'anzi, che sia l'auspicio, un buon auspicio per ripartire e per far apprezzare sempre di più le meraviglie della nostra città, e come auspicio, dicevo, di una ripresa non solo dal punto di vista culturale, artistico, ma anche economico. Sento di poter ringraziare ciascuno di voi e sono contento che oggi, assieme all'assessore Coppola, all'assessore Alagna, vi siano anche i giovani con noi. Stanno debuttando in questa prima occasione e ci saranno a fianco in tutte le nostre iniziative, proprio per quello che abbiamo spiegato. Vogliamo ridurre le distanze e far rinascere tutti insieme, anche con i più giovani, la nostra città. Speriamo che questo veicolo dei video, che utilizzeremo anche con la creatività, l'apporto e il consiglio dei giovani, possa essere, ecco, un'occasione per ripartire nella modalità migliore. Io vi ringrazio e vi invito, oltre ad ascoltare chiaramente gli altri dopo di me, ad apprezzare questo lavoro che è stato davvero fatto bene con particolare professionalità. Grazie. Grazie Sindaco, ci fa piacere informare anche le persone che ci ascoltano che i brani e le musiche sono inediti di questi lavori, di questi video. E prima di lanciare il secondo video che oggi presenteremo, io voglio ricordare chi sono i professionisti marsalesi coinvolti. Li elenchiamo: sono, oltre a Gino De Vita, Luana Rondinelli, anche Peppe Lacommare, Alberto Sestiere, Nico Valenti, Roberto Pellegrino, Claudia Allabidi, Francesco Di Giovanni, Massimo Graffeo, Gianfranco Manzo, Andrea Scaturro, Diana D'Angelo, Vincenzo Scardino e Gioele Gerardi. Ricordiamo, le riprese e il montaggio sono state curate da Fausto San Martano e da Stefano Parinello. E adesso siamo pronti per vedere il secondo video. Tu non parli per paura che i tuoi occhi, senza che tu lo voglia, si posino sul mio viso. Non parli per non vedermi. Perché non vuoi guardarmi? Perché non vuoi vedermi? Se lo specchio non fosse stato pietoso di me, dianzi, e non ti avesse tradito, io non ti avrei scorto il volto. Forse m'avresti lasciato rivarcare la soglia di questa camera senza farti riconoscere. Avresti vissuto qui, per una notte, accanto a me, un'altra volta, dopo tanti anni. Vorrei inginocchiarmi, ringraziare Iddio, anche se egli ti conduce a me con cotesto viso di sofferenza e di dolore, perché io in tanti anni non ho domandato a me stessa che questo
lo rivedrò mai più. È possibile che io non lo riveda più mai? Che tutto quanto è accaduto e m'accade nel cammino della vita, dopo la sua partenza, la sua fuga, non gli debba essere noto, lo debba egli ignorare. Ignorare di me, tanta parte, di me, che nacqui per quell'ora sola in cui egli mi strinse al suo cuore e che resta in me così viva. Io i tuoi passi li sento ancora. E quando mi lasci, non sono un essere, sono un che di leggero, come una piuma, leggero come il suono che uno strumento ha mandato via da sé, leggero come una nota nell'aria. Scusa, mi senti? Perché io non ti sento, non riesco a sentirti. Prima sì, ora no. Comunque, io ho visto il secondo video. Volevo ringraziare per l'opportunità. Ecco, ora ti sento. Okay. Volevo ringraziarti per l'opportunità che ci stai dando per far conoscere e promuovere il nostro territorio. Volevo ringraziare personalmente Gino De Vita e Filippo Peralta per averci dato questa bellissima emozione. Io la ritengo tale. Quando mi hanno dato l'incarico di vicepresidente della sesta commissione turismo, pubblico spettacolo e cultura, l'ho definita una delle commissioni colorate, ovvero alla capacità di poter trasmettere alle persone quello che c'ho di bello la nostra città come Marsala può tranquillamente trasferire ai turisti, alle persone che hanno il piacere di venire a visitare la nostra città. Noi come amministrazione sicuramente daremo un contributo sostanziale a tutti gli artisti locali che ne hanno voglia con le loro grandi capacità di poter promuovere il nostro territorio. Quindi ringrazio ancora tutti. Grazie, grazie a Lele Pugliese, grazie mille per questo contributo. Adesso io vorrei dare la parola, se è collegato con noi, all'assessore al turismo Oreste Alagna. Buonasera, sì, assessore. Buonasera a tutti, ai partecipanti, a chi ci segue attraverso i canali Facebook. Vorrei salutare particolarmente gli ideatori di questo progetto, in particolare Filippo Peralta e Gino De Vita, che con grande impegno, con dedizione, sono spesi per la realizzazione di questi video su cui l'amministrazione ha puntato con un grande entusiasmo. Certamente si tratta di un progetto ambizioso e di uno strumento di comunicazione che va divulgato attraverso i nostri canali istituzionali, attraverso i nostri social, attraverso il nostro portale turistico su cui l'amministrazione comunale sta lavorando per il relativo potenziamento. È importante oggi promuovere il nostro territorio attraverso questo importante connubio, ovvero attraverso le risorse naturalistiche, architettoniche, archeologiche, così come abbiamo visto in questi primi due video, in connubio con la valorizzazione delle nostre risorse artistiche che attraverso la propria personalità, la propria creatività danno un valore aggiunto al nostro territorio. Quindi ringrazio nuovamente chi ha partecipato, sia gli ideatori che gli artisti locali
che hanno realizzato questo ambizioso progetto, che sicuramente sarà un grande strumento di comunicazione, di promozione e di sviluppo economico per il nostro territorio. Grazie, grazie. Oreste Alagna. Adesso abbiamo collegati in diretta con noi due esponenti della giunta Young, sono Laura Doro e poi c'è anche Andrea Russo, responsabile turismo una e cultura l'altro. In collegamento con noi Laura Doro, buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Io, visto il recente insediamento, conosco solo adesso questo progetto come insieme a tutti gli altri utenti connessi, ed è una bellissima sorpresa, trovare un'iniziativa di questo genere. Mi complimento anch'io con gli artisti coinvolti e non vedo l'ora di conoscere meglio il progetto, anche gli altri contenuti, per poter ragionare e valutare su come meglio poi sfruttare questi nuovi strumenti di comunicazione nelle strategie di promozione del territorio. Grazie, grazie a Laura Doro. Chiamiamo Andrea Russo, allora, che sarà collegato con noi e che speriamo abbia visto magari uno dei due video. Buonasera, benvenuto. Buonasera, spero che mi sentiate. Sì. Che si vedere bene. Sì, sì, ho visto entrambi i video, quindi ovviamente oltre a fare complimenti a chi ha collaborato a questa bellissima iniziativa, mi riallaccio anche al discorso che ha fatto precedentemente Laura, di quanto sia importante adesso sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione, soprattutto evidentemente in un periodo critico come quello pandemico, e soprattutto insomma rinnovare i complimenti dagli artisti, molti dei quali che conosco bene, e quindi a cui rinnovo i complimenti, a chi ha curato l'organizzazione di questa iniziativa e a tutti quelli che ci hanno lavorato dietro, perché dalle riprese a tutto è molto importante in un periodo come questo che si possa dare la possibilità a queste personalità e a queste appunto personalità di questo lavoro, del mondo dello spettacolo in generale e dell'arte, di poter lavorare, che siano supportati dall'amministrazione. Quindi complimenti a tutti e rinnovo i saluti a tutti i presenti. Grazie, grazie anche al componente della giunta Young per queste parole. E noi siamo in conclusione di questo nostro pomeriggio, abbiamo presentato in maniera rapida, flash, un estratto delle meraviglie di Marsala. Io vorrei ridare la parola al sindaco Massimo Grillo per i saluti conclusivi di questa giornata insieme. Sindaco. Abbiamo il sindaco, sì. Ok, soltanto per rinnovare un ringraziamento con l'impegno di continuare a investire, di prodigarci, di spenderci, di fare tutto quello che è nella nostra possibilità per ripartire e attraverso l'amministrazione, i consiglieri comunali. Non ho visto Enzo Asturiano, ho capito che era collegato, comunque lo ringrazio per la sua attiva partecipazione. Ecco, tutti insieme credo che siamo pronti per poter ripartire. Ringrazio per il patrimonio che ci avete lasciato, adesso sta a noi saperlo veicolare. Mi riferisco chiaramente ai video che ho avuto modo di apprezzare, peccato che per ragioni di tempo ne abbiamo visto soltanto due, vi assicuro che gli altri sono. Abbiamo perso la. Tanto belli, cioè, ecco, utilizzare al meglio questa potenza impegnativa. Nel momento più buio, adesso stiamo cominciando a vedere la luce, nel momento più buio c'eravamo, a maggior ragione oggi siamo pronti per poter rilanciare. Grazie ancora agli organizzatori, a chi ha coordinato tutto e anche per questa opportunità che ci avete dato, purtroppo per via web, ma speriamo di poterlo fare anche in presenza più presto. Un sentito ringraziamento a tutti voi. Bene, grazie, grazie agli organizzatori di Le Meraviglie di Marsala, grazie all'amministrazione comunale per aver sostenuto il progetto, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta e arrivederci a presto, un buon fine settimana.